Un nuovo appuntamento con Tra le righe, incontro con l'autore. Il libro che vi presentiamo oggi non racconta una storia, ma ne narra tante, storie di donne forti, e come altrettanto forte è stata la donna che le ha raccolte e le ha raccontate. Annalisa Graziano, giornalista professionista, nonché volontaria in diverse carceri della provincia, tra cui Foggia e Lucera, alla quale do il benvenuto. Ciao Annalisa, bentrovata. Grazie, ciao, bentrovata. Il libro si intitola Solo Mia, storie vere di donne, edizioni La Meridiana, collana Passaggi. Io parto rubando una tua frase nei ringraziamenti, che è questa. I libri hanno molti poteri, la capacità di far incontrare le persone e costruire legami. Per scrivere questo libro, per raccontare queste storie, ho incontrato tante persone, ho costruito molti legami. Poi in particolare ci soffermeremo su un personaggio, una storia vera in particolare del libro. Ecco, come è nata l'esigenza, la necessità di mettere nero su bianco? Sì, è nata dalla mia esperienza professionale e anche personale. Per un certo periodo ho accompagnato l'associazione Impegno Donna nel carcere di Lucera, in cui sono detenute persone che hanno commesso reati, per la maggior parte reati di tipo sessuale, quindi sex offenders, reati di tipo sessuale verso donne e minori. Le ho accompagnate per un progetto molto interessante che si chiama Uomini oltre la violenza, per cui due operatrici dell'associazione, che appunto cito anche nei ringraziamenti, Laura e Daniela, incontrano periodicamente in un gruppo alcuni detenuti che hanno commesso violenza domestica e insieme con loro affrontano appunto il tema della violenza. E una delle maggiori difficoltà che questi uomini riscontrano è che è quella proprio di riconoscere la violenza, per cui mi sono resa conto che questo tema, purtroppo sempre attuale, poteva trovare poi uno strumento nuovo anche in un libro che potesse essere portato nelle scuole. Per questo motivo ho pensato di dare il mio piccolo contributo raccontando il tema della violenza domestica a 360 gradi. Ecco, nel libro per mettere insieme, perché si tratta di storie vere, la storia di Debora, di Antonella, di Lorenza, di Manuela, di Vittoria, storie di donne detenute che hanno si sono scontrate con il dolore, con la sofferenza, con la violenza. E poi c'è la storia di Mia, che non è una detenuta, ma qui poi ci arriveremo. Donne coraggiose alle quali è dedicato il libro. Parti però con, come dire, un escamotage di scrittura, con due personaggi inventati, che sono Eva e la mamma Caterina e l'amica Nina, per dare, come dire, il via a questo racconto. La stessa Eva, protagonista di violenza. Sì, esatto, ho deciso di costruire con la fantasia questi personaggi che però in realtà sintetizzano tante storie vere che ho avuto modo di ascoltare. E Eva e la sua amica Nina raccontano le varie sfumature della violenza psicologica che può e purtroppo molto spesso sfocia in violenza fisica, e attraverso appunto un personaggio che è un personaggio negativo, quello di Vittorio, ma che poi sarà riscattato da un altro personaggio maschile, non voglio anticipare troppo, ma comunque Eva, grazie a Nina, grazie appunto ad alcune volontarie presenti sul territorio, riesce ad iniziare un percorso di innanzitutto conoscenza di sé e poi un percorso di fuoriuscita dalla violenza che le consentirà di riconoscersi anche diversamente e dedicarsi a chi ha subito violenza e a chi ha vissuto situazioni di fragilità, anche in carcere.
Mi è piaciuta una frase, tante sono le frasi che ho sottolineato in questo libro. A proposito di Eva, ce n'è una in particolare. Questa volta era andato oltre, riferendosi a lui, al suo compagno, forse era lei che non poteva sprofondare più in basso. E tante volte le donne, vittime di violenza fisica e psicologica, sprofondano molto, molto più in basso. Bisogna avere la forza, ma anche la fortuna, chiamiamolo così, la provvidenza di avere vicino persone che ti aiutino a non sprofondare in basso, ma a risollevarti, così come appunto nel caso di Eva. Non raccontiamo troppo della trama del libro, però a proposito delle donne che ho citato, di cui le storie sono realmente sono vere, quindi Deborah, Antonella, Lorenza, Manuela e Vittoria, si tratta di nomi di fantasia, immagino, Lisa. No, questi Ah, sono sono nomi reali. Perfetto. reali. Hanno scelto sì di utilizzare il loro nome reale, sì. Ecco, qual è il filo conduttore che unisce queste storie nel bene e nel male, in positivo e in negativo? Sono tutte storie di donne che hanno attraversato dei sentieri complicati, diciamo così. Le unisce spesso la ferita del mancato amore. Sono donne che hanno sofferto la mancanza dell'amore, in alcuni casi sono state vittime di quello che non è amore, perché la violenza non può mai rappresentare una forma d'amore. Però ecco, quello che ho riscontrato, questo filo rosso che le unisce è proprio questo. Hanno delle ferite, le ferite del mancato amore, che in qualche maniera hanno inciso poi in alcune scelte, in alcune strade che hanno deciso di percorrere. E poi c'è la storia più forte, che è quella di Mia, come specificavi anche prima a microfoni spenti, è una donna non detenuta che ha vissuto una storia davvero forte, dolorosa. Non scendiamo troppo nei particolari. Diciamo ecco che il libro è forse dedicato di più a lei, a questa donna, a Mia, ma a tutte le donne che come lei percorrono, come hai detto tu stessa, questo sentiero drammatico e doloroso della violenza, in questo caso anche domestica, soprattutto domestica. Sì, in questo caso soprattutto di abusi. Sì, è dedicato a loro, è dedicato a Mia. La scelta del nome di fantasia, in questo caso il nome di fantasia Mia per tutelare la privacy. Mia me l'ha suggerito lei, diciamo, la donna la cui storia viene raccontata. Io poi ho aggiunto solo perché secondo me queste due parole, solo Mia, raccontano tante storie, raccontano le storie di abusi e violenze, quando appunto gli uomini abusanti pronunciano quelle frasi di possesso, sei mia, solo mia di nessun altro. Ma a questo quest'altro senso, forse quello a cui tengo di più, solo mia sono anche le due parole che le donne pronunciano quando decidono di riappropriarsi della propria vita, della propria libertà. Solo mia perché è necessario capire l'importanza di chiedere anche aiuto, così come ha fatto Eva con Nina, così come ha fatto Mia con la sua famiglia, con il suo fidanzato che poi è diventato suo marito. Chiedere aiuto e denunciare perché non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi, è proprio così, Lisa. Il libro è uscito a settembre dell'anno scorso, giusto? Ne stavamo parlando anche prima, poi a causa della situazione mondiale nella quale ci ritroviamo ancora oggi, hai, come dire, sospeso la presentazione, però il libro sta andando molto bene. E, hai avuto riscontri, ma non da parte del pubblico in generale, ma soprattutto magari da parte di donne che si sono ritrovate nelle storie che hai raccontato o non è capitato ancora? Sì, no, è capitato molte volte, sono stata contattata anche tramite Messenger su Facebook.
alcune di loro sono riuscite ad avere il mio contatto telefonico, mi hanno chiesto aiuto, mi hanno chiesto dei consigli su associazioni a cui potersi rivolgere perché avevano bisogno appunto di un aiuto, di una consulenza. Quindi sì, anche alcune ragazze che ho conosciuto nelle scuole all'inizio, quando era possibile fare gli incontri ancora pre-Covid, mi hanno poi contattata. Proprio per questo motivo ho aperto anche un profilo Instagram, proprio perché è un mezzo, un social più diffuso fra le giovanissime, quindi ho pensato che in questa maniera potesse essere anche un canale per avvicinarsi a loro che spesso sono in un'età particolare difficile, hanno ancora difficoltà a comprendere che quello che loro ritengono o pensano, credono possa essere solo una forma di gelosia, in realtà si sta già trasformando in qualcos'altro, non è gelosia, non è amore, ma è possesso, è un campanello d'allarme, di qualcosa che può diventare davvero pericoloso. Io ti ringrazio di cuore per essere stata con noi. Ricordo ai nostri telespettatori il titolo del tuo libro, Solo Mia, Storie Vere di Donne, firmato da Annalisa Graziano, che è stata in collegamento Skype con noi, Edizioni, La Meridiana. Ringrazio anche Elvira Zaccagnino che mi ha inviato questo libro insieme ad altri, quindi mi ha dato la possibilità, di conoscerlo e di leggerlo, con grande piacere. Spero che lo facciano anche i nostri telespettatori. Grazie ancora, Annalisa, e ti aspetto per la prossima pubblicazione. Intanto prosegui con questo, a pubblicizzare questo perché sono davvero delle storie toccanti e poi, perché no, per il prossimo anno ti auguro di scriverne un altro di libro. Va bene, grazie, grazie dell'invito e spero di tornare presto.